Bibiano, qua è un disastro. Lei sta facendo la spesa e qui dietro ci sono i manifesti elettorali, no? Sì. Anche questa campagna elettorale ha questa parola d'ordine, Bibiano. Hanno sfruttato troppo Bibiano politicamente. Sembriamo gente da macello. Ma questa cappa si sente sul paese? Ma assolutamente. Ogni 3x2 c'è qualcuno che qua viene a fare della pubblicità di un partito, di un altro, ma non, lasciateli in pace, veramente. Dopo i giudici, quando diranno bene, colpevole di questo, sarà la giustizia che fa il suo corso. Voi che vivete qui, a voi non fa piacere neanche che si torni a parlare ancora una volta di Bibiano e che ci sia quest'ultimo scontro tra le sardine e Salvini? Propaganda, tutto chi lo vuole. È un paese tranquillo abbastanza che la gente non ha bisogno di sardine neanche degli altri per decidere cosa fa, secondo me. Entrambi invece vogliono esserci nel paese segnato dall'indagine Angeli e Demoni sui casi di affidi di bambini che sarebbero stati sottratti illecitamente, secondo la procura di Reggio Emilia, alle famiglie di origine, per riprodurre anche qui la battaglia delle piazze che ha segnato la campagna elettorale per la regione Emilia-Romagna. La Lega di Salvini e le sardine sono arrivate a contendersi anche proprio il luogo fisico della manifestazione, questa piazza dove si svolge il mercato, davanti al municipio dove è da poco tornato nelle sue funzioni il sindaco democratico Andrea Carletti, dopo che la Cassazione ha dichiarato infondate le ragioni su cui si basavano le misure cautelari che lo avevano colpito. Alla fine, lo ha deciso la prefettura, sarà il leader leghista a parlare nella piazza principale, mentre a pochi passi ci sarà la contromanifestazione delle sardine. La coabitazione fa parte del nostro progetto, le sardine è un movimento non violento, quindi ci sta che abbiamo fatto piazze affiancandoci, non è mai successo niente. Questa piazza volevate toglierla a Salvini per togliergli la possibilità di fare campagna elettorale su Bibiano. Non è partita solo da noi l'iniziativa, perché c'erano delle persone proprio che mi scrivevano sui social, mi dicevano: non permettete a Salvini di fare ancora sta roba, ormai siamo stanchi e noi vogliamo proprio evitare che si continui a parlare male di questo posto e di farci una campagna elettorale continua. Intanto, in attesa delle due piazze contrapposte del prossimo giovedì, dagli inquirenti è arrivata la notifica di chiusura delle indagini, in contemporanea con le motivazioni della Cassazione sul sindaco Carletti, che resta comunque indagato per due reati: abuso d'ufficio e falso, riguardo all'affidamento del servizio sociale alla Onlus Hansel e Gretel, i protagonisti di questa vicenda. Le persone coinvolte sono 26 per 108 capi di imputazione, tra i quali maltrattamenti in famiglia, lesioni gravissime, tentata estorsione e truffa aggravata. È giusto che si parli di Bibiano, no? Perché c'è un'inchiesta giudiziaria importante per dei reati gravi, però secondo lei è stata toccata l'immagine del paese? Voi vi sentite? Sì, direi di sì, ci conoscono dappertutto ormai. Vado, diciamo, a Reggio Emilia, non Bibiano. Quando ci presentiamo, più di dove siete? No, lo diciamo lo stesso, però ci etichettano così. Sappiamo che è tutta una tirata per la politica, per quindi non è che ci stiamo male più di tanto. Viene qui della gente a giudicare delle cose che, niente, ci sarà la magistratura a giudicare, non Salvini e soci. Salvini intanto torna. Ma che venga finché vuole, a me non dà fastidio. Già dall'inizio, no? Perché c'era di mezzo il sindaco, hanno cominciato a parlare di politica che non c'entrava niente, è una questione di gestione, mala gestione, che non ha niente a che vedere con la politica. E il fatto che ci siano partiti che comunque ne abbiano fatto una bandiera di questa vicenda giudiziaria? Tutti, mai più con il partito di Bibiano, mai più, tutti. È un po' un peso, perché siete qua un paese agricolo, un paese di gente, brava gente, perché siamo sempre stati fuori dagli scandali. In cui verrà che è finito le elezioni, secondo me finisce la cosa. No. Passato domenica 26, dopo non... si penseranno i risultati, si penseranno le poltrone, ma... Non vedete l'ora che finisce? Sì.